Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di San Giovanni Crisostomo. Egli nacque nel 349 ad Antiochia. Suo padre, di nome Secondo, era un generale dell'esercito romano di stanza in Asia Minore. La madre si chiamava Antusa. La gioia della nascita di Giovanni fu però oscurata dalla improvvisa morte di Secondo, e così Antusa, appena ventenne, rimase vedova con un bambino da allevare. Invece di risposarsi, si consacrò al Signore come vedova e si dedicò completamente al suo bambino, il quale, da grande, sarà sempre orgoglioso della madre, della sua scelta eroica e coraggiosa e del suo entusiasmo. Il ragazzo poi era così intelligente che all'età di 18 anni aveva già completato gli studi classici e, con disappunto della madre, invece che prepararsi al battesimo, come lui stesso disse, si concesse alle sollecitudini del mondo e alle chimere della giovinezza. Arrivato poi a 20 anni, chiese il battesimo seriamente. Voleva essere un cristiano tutto intero e quindi, pensava lui, la scelta migliore era farsi monaco. La madre saggiamente glielo sconsigliò. Il motivo era semplice: il rigore della vita ascetica non era fatto per lui, fisicamente fragile. Giovanni accontentò la madre e realizzò parzialmente il suo sogno mettendosi alla scuola di Diodoro, uomo santo ed erudito nelle sacre scritture. Morta la madre nel 372, Giovanni credette giunto il momento di realizzare il suo antico sogno, farsi monaco. Lo fu per alcuni anni e dopo scelse la vita eremitica, molto più impegnativa della prima. Si rintanò in una caverna per 2 anni, conducendo una vita estremamente dura dal lato ascetico, ma disastrosa dal lato fisico. Il suo organismo, infatti, ne uscì rovinato. Gli tornò in mente la sua saggia madre. Aveva avuto ragione lei. Il vescovo di Antiochia, Melezio, conoscendo le rare qualità di Giovanni, lo ordinò lettore. Flaviano, successore di San Melezio, lo innalzò al sacerdozio con l'incarico di predicare la parola di Dio, ufficio che Giovanni compì con zelo infaticabile e con grandissimo frutto. Egli spiegava le sacre scritture con molta chiarezza e proprietà. Le sue istruzioni erano sode, le esortazioni vive e penetranti. Riprendeva con forza, esortava con carità e sapeva adattarsi alla mentalità di ciascuno. Fu detto Crisostomo a motivo della sua capacità nel predicare. Infatti la parola Crisostomo significa dalla bocca d'oro. 12 anni continuò nel suo ufficio quando venne a morire il vescovo di Costantinopoli, Nettario. Nell'elezione il pensiero corse subito a Giovanni, che a voce di popolo fu eletto successore il 26 di febbraio dell'anno 398. Lo zelo per riformare i costumi gli attirò molti nemici. Avendo pubblicamente ripreso dal pulpito alcune colpe dell'imperatrice, ovvero le feste, lo sfarzo esagerato, i divertimenti continui e il lusso ostentato e provocante, l'imperatrice se ne volle vendicare. Lo fece quindi arrestare e radunò il consiglio per escogitare cosa fare al Crisostomo. Chi proponeva l'esilio, chi la morte, chi la prigione perpetua e chi altro. Finalmente uno che conosceva l'animo del santo disse: «Quanto avete proposto, altro non serve che a rallegrare il vescovo. Con una cosa sola voi potete fargli del male, cioè facendogli commettere anche un solo peccato.
ma fare questo non è in vostro potere. Alla fine si decise di esiliarlo nella lontana regione della Bitinia. La notte seguente vi fu in Costantinopoli un terribile terremoto che tutti riguardarono come un effetto della collera divina. L'imperatrice medesima si spaventò e scongiurò l'imperatore a richiamare il santo vescovo. Tornò quindi Giovanni in mezzo al suo popolo plaudente, ma per poco tempo, perché i suoi nemici non desistettero e tanto fecero che l'imperatore fu costretto ad esiliarlo nuovamente. Giovanni fece appello al Papa Innocenzo I, che ne riconobbe l'innocenza, ma ciò nonostante fu costretto a lasciare Costantinopoli. Alla sua partenza vi furono tumulti in città. San Giovanni Crisostomo fu confinato a Cucuso, una piccola città dell'Armenia, ma anche in questo luogo sperduto era raggiunto dalle manifestazioni di affetto dei suoi fedeli, e così i suoi nemici provvidero a farlo partire per una località ancora più lontana. Avrebbe dovuto raggiungere Pizio sul Ponto, ma morì lungo il viaggio, a Comana, stremato dalle marce forzate a cui era stato sottoposto. Era il 14 di settembre dell'anno 407. I grandi insegnamenti di San Giovanni Crisostomo sono quelli di amare e meditare la parola di Dio e di non temere i mali di coloro che ci vogliono spaventare, ma di temere il peccato, che è l'unica vera disgrazia della nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.